Ore 7, 59 minuti e 13 secondi. Per la prima volta in assoluto, l'intero cast di Romeo & Juliet si trova riunito per le prove. Oh, che bella giornata! Ciao! Ciao! Sono orgoglioso di annunciare che stanotte alle 23.57 mi è arrivato il copione finito da Fernando Coratelli. Quindi l'ho letto, gli ho dato una lettura veloce, però noi a montare siamo arrivati solo fino alla scena 16. E quindi oggi c'è la prima vera prova generale dove i ragazzi ci faranno vedere lo spettacolo fino a scena 16. Tutti, attori, cantanti, ballerini, proveranno insieme tutte le scene in cui si sono esercitati fino ad ora. Naturalmente saranno sotto la supervisione e la guida dell'attenta Margherita e di tutti gli altri coach. È un momento importante, un momento di grandi emozioni e la tensione può salire alle stelle. Romeo, perché sei Romeo? Rinnega quel nome tuo padre, oppure trova il modo di legarmi a te ed io non sarò mai più una Capuleti. Continuo ad ascoltarla e le rispondo. Il tuo nome, nient'altro che il tuo nome, mio nemico. Se non ti chiamassi Montecchi non esisterebbero impedimenti. Ma poi un nome che cos'è? Un involucro vuoto. Non certo una mano, un piede, né un braccio. Sono solo lettere. Ma se chiamassimo una rosa con un altro nome, cambierebbe il suo profumo? No, così tu! Se non ti chiamassi Romeo, rimarresti pur sempre tu! E allora rinuncia a quel nome che non è parte del tuo corpo e prenditi in cambio tutta me! Ti prendo in parola! Chiamami soltanto amore! Chi sei tu lì? Nascosto al buio che inciampi nei miei pensieri. Non so dirtelo con un nome. Il mio nome è mio nemico perché è tuo nemico. E se ora lo trovassi qui da qualche parte scritto, lo straccerei. Le mie orecchie non hanno assaporato un centinaio di parole di quella bocca. Eppure già riconosco la tua voce. Non sei Romeo, uno dei Montecchi? Direi proprio di no, se questo ti arreca dispiacere. Ma come hai fatto ad arrivare fino a qui? Le mura del giardino sono alte. E se qui ti scoprono, rischi la vita, lo sai. Sì, lo sappiamo che ormai Anna e Omar li conoscete. Sono loro, i nostri Romeo e Giulietta. Ma oggi vi vogliamo raccontare qualcosa di più delle loro vite. Omar è un luganese doc, mentre Anna è nata a Gorizia. Si sono incontrati per la prima volta in una scuola di musical. Ed è stata proprio la passione artistica a far nascere la passione amorosa. Così come il musical unisce teatro e musica, così ha unito i due ragazzi, facendo scoccare la scintilla dell'amore. Ma sì, diciamo che il nostro percorso di conoscenza è cominciato in accademia. Male! No, dai... Sì, beh, inizialmente è stato un po' travagliato, diciamo che non c'era molto interesse l'uno per l'altro, magari tanta diversità. E diciamo che è nato tutto tramite un progetto che personalmente avevo creato con un'altra persona dell'Accademia e avevo coinvolto tanti ragazzi. Un progetto di strada, noi abbiamo costruito diciamo uno spettacolo, uno show che tra l'altro abbiamo portato molte volte sia qua sotto a Bellinzona, in Piazza del Sole, sia a Lugano. E poi si è sviluppato così tanto che un'estate siamo partiti in quattro e abbiamo fatto il giro della Svizzera, il giro della Germania, siamo stati anche in Francia ed è stato qualcosa di estremamente forte per tutti quanti. E niente, allora in quel frangente ci siamo molto avvicinati, lavorando alla fine, lavorando insieme perché Anna si occupava dell'ambito coreografico, io ero più nell'ambito registico e appunto c'è stato tanto confronto e ci siamo conosciuti, siamo avvicinati e quindi quello che magari prima era un po' l'indifferenza si è un po' acceso in ma cavoli.
cavoli, possiamo costruire delle cose insieme. E niente. E alla fine è un po' rimasta questa abitudine di lavorare insieme. Sì, questo è rimasta e stiamo ancora sperimentando molto. Siamo... It's been too hard living, but I'm afraid to die. Questo amore di Romeo e Giulietta è qualcosa che io personalmente non condivido. Capisco benissimo, ma io non condivido. Tu sei la mia vita, senza di te io non vivo. È qualcosa che io non condivido. Io condivido, c'è una bellissima immagine, adesso magari molto fisica, di un uomo e una donna, dove l'uomo è messo tipo a planche, in una forma tipo così, no? E c'è sopra la donna che lo bilancia, e che senza la donna l'uomo semplicemente non è che muore, però non ha più il suo equilibrio. E allora secondo me in una relazione la cosa bellissima è trovare l'equilibrio insieme, ma trovare anche un equilibrio individuale. Nel senso, io ho una mia evoluzione come essere umano, come individuo, e grazie a te magari accelero questo processo. Sì, credo che sia un po' il succo poi dello stare insieme, no? Il cercare di... ma non cercare, quando ci si riesce ad equilibrare un po' insieme, senza però far sì che l'altro sia... che è brutto un po' detto così, ma cioè essere indipendenti insieme, no? Essere due individui insieme, però. Cosa? Sì. Back down on my knees. Ci sono livelli tanto differenti. Quindi non parlo solo in ambito artistico, parlo anche proprio a livello di esperienze, nel senso che ci sono ragazzine molto giovani, però penso che ognuno di noi possa prendere qualcosa dall'altro. Anzi, a volte magari ti dimentichi da dove nascono queste passioni e rivedi questa gente così giovane che ha così tanta voglia di fare, ti riaccendono queste cose dentro proprio. E dici, cavolo, ecco da dove veniva quella passione, da dove è nata la passione per la danza, per il canto, per... è bello, è bello. Poi c'è invece d'altra parte, magari c'è anche qualcuno che è più avanti di... cioè ad esempio per quanto mi riguarda, magari io ho imparato tanto nel canto, perché è una cosa su cui sono più indietro e ci sono un sacco di voci molto belle. Il coach che mi ha dato di più è sicuramente Margherita. Sicuramente Margherita, perché c'è stato un approccio molto didattico da parte sua, nel senso che abbiamo veramente sperimentato che cosa significa essere wild, essere liberi. E poi comunque Margherita viene lì davanti a te, ti guarda negli occhi, ti dice quello che non va. E io questo è quello che ho bisogno da parte di un coach. E ti dice, è quello che va anche. Questo ho anche bisogno da parte di un coach, che mi faccia capire cosa funziona anche, in modo che io possa aggrapparmi, possa dire, ok, quelle cose lì non ho bisogno di metterle in dubbio. Storie d'amore intrecciate. Due attori di musical e due personaggi protagonisti dell'immortale opera teatrale creata da Shakespeare. Questa coincidenza è quasi un omaggio verso il musical. Anche Pablo ha un piccolo gesto di affetto nei confronti della sua creatura. Come gesto scaramantico ho voluto acquistare un biglietto. È un biglietto che è in platea centrale e sarà il nostro posto vuoto, sarà il posto di tutti quelli che stanno costruendo questo musical, quindi degli artisti, dei coach, vostri che ci state seguendo. Quel posto vuoto rappresenterà tutti noi che ci guardiamo, che ci osserviamo, e perché è la prima prova
La prova più importante è contro noi stessi, andare in scena. Se noi riusciamo ad essere fieri di noi stessi per quello che facciamo, non abbiamo neanche più bisogno di pensare al pubblico, quello viene da sé. Prima di tutto dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo, di come ci stiamo preparando e di come lo metteremo in scena. E spesso si fa nel teatro, nella musica, il primo biglietto è comunque se lo compra l'artista stesso. Continuano le prove dello spettacolo. I coach sono molto attenti. A questo punto non è più possibile concedersi errori e distrazioni. Concentrazione, memoria, dizione. Sono queste le maggiori insidie per l'attore. Serve un continuo lavoro di miglioramento. Nessuno deve rimanere indietro. Il musical è un progetto collettivo dove ognuno deve dare il massimo. Ehi, Romeo, mi stai ascoltando? Romeo, mi stai ascoltando? Ah sì, parlavi di... Cos'è che ti appestaranno? I Capuleti che... No, non è questo che mi appesta l'anima. Scusate. Non è questa la tua fortuna, scusami. Sì, anche se... Sì, che pensa ancora scusate, alla mia no, non lo so che devo... Cerchiamo di rimediare, anche se l'altro sbaglia, cerchiamo di... Ripartiamo da... Sì, voi state tutti fermi, solo voi due ripartite. Ripartite dall'inizio, solo voi due. Solo voi due, Omar e Damiano. Mi raccomando, la dizione... Romeo. Perché vi siete scontrati? O quante volte ti ho chiesto di lasciar perdere, di non fomentare quest'odio inutile? Ma ti giuro Romeo che non sono stato io a provocare. Romeo, ti giuro Romeo capo. Che non sono da stato capo io di nuovo capo. Romeo. Perché vi siete scontrati? Quante volte ti ho chiesto di lasciar perdere, di non fomentare quest'odio inutile? Ma ti giuro, Romeo, che non sono stato io a provocare. È stato quello sprofone di Tebaldo. Mentre andavo da lui per cercare una soluzione pacifica, ha estratto la spada e... Romeo, mi stai ascoltando? Sì, dicevi di Tebaldo che ha estratto la spada. Amico mio, cosa ti angoscia? I Capuleti che ci vogliono? Ma no, no, quest'odio io non lo capisco. No, è altro che mi appesta. Ah... Non dirmi che stai ancora pensando a Rosalina. Romeo, se ti appesta l'anima vuol dire che c'è del dolore e della tristezza. Una giornata di alti e bassi, di gioia e di fatica, che ha lasciato nei ragazzi nuove certezze e consapevolezze, ma anche preoccupazioni e molta tensione. Delle prove questa è stata forse la più difficile fino ad ora. Ma preparare un musical è anche questo. Rischio e continuo confronto con se stessi. La prova di oggi ha impegnato tutti, anche i coach, che ora devono far fronte a nuovi problemi e a nuovi dubbi. C'è da rimboccarsi le maniche. Anche questo fa parte della sfida, della scommessa portata avanti dalla scuola di musical. Allora, raga, abbiamo un bel po' di problemi. Sì. Abbiamo capito. Tutte le semi-certezze che ci hanno dato nelle volte scorse, sono le crollate. Piccole, stanno crollando e non capiamo esattamente... Almeno io non capisco il perché. Perché non capiscono che sono sempre in scena. Ma sì, il fatto di essere sempre in scena è una cosa, il fatto di riuscire a mettere insieme tutte le questioni, canto, recitazione e danza, e di unirle e diffonderle in un'unica, comunque in un'unica performance, che è tutto lo spettacolo, a loro secondo me risulta molto difficoltoso, quindi staccano molto le cose e poi concentrazione. Zero. Cioè nel senso concentrazione hanno quei 5 minuti, appena c'è uno stacco o cambio scena, lì almeno crolla un po' tutto e poi si devono riprendere, però lo fanno così una volta, due, alla terza non hai visto anche tu. L'unico problema è che oltre a lottare con loro stiamo lottando col tempo. Aggiungeremo qualche incontro, cosa dobbiamo fare? L'unico problema, l'unico problema è che... Per forza. Vabbè, vediamo. Va bene. Okay. Vi siete mai chiesti cosa provano realmente i due innamorati più famosi di sempre? Cosa significa essere il principe di Verona durante un conflitto? Come si può riportare la pace? Tutto questo e molto altro in una nuova puntata di Scuola di Musical.